Purtroppo stasera non siete riusciti a ripetere la prestazione dell'andata, dove eravate riusciti a espugnare un campo difficile come Pistoia. Purtroppo si apre la terza sconfitta di fila. Secondo te cosa manca a questa Vanoli? Beh, innanzitutto eravamo due squadre diverse all'andata, perché noi eravamo senza il Cuso, senza Cousin, e loro mancava il playmaker. Poi adesso hanno messo dentro Isley e Amoroso, e loro sono sicuramente una squadra migliore rispetto all'andata. Sapevamo che era difficile, che loro adesso sono molto quadrati, una squadra fisica, e abbiamo sofferto un po', forse di aggressività. Loro sono stati più aggressivi di noi, e per dire, adesso io non ho visto il tabellino, non so niente, però abbiamo sofferto a rimbalzo soprattutto, e secondo me sì, ecco, la chiave è stata che loro sono stati più aggressivi di noi e meritatamente l'hanno portata a casa. Noi dobbiamo, guarda, ti dico, noi stiamo lavorando molto bene, secondo me, e stiamo facendo allenamento duro, con tanta intensità, aggressivi. Purtroppo oggi non siamo riusciti a mettere quello che facciamo allenamento in partita. Loro sono stati più bravi di noi, però noi non dobbiamo demoralizzarci, dobbiamo continuare a lavorare così e i risultati arriveranno. Molte volte penso a tanti tiratori liberi, Amoroso, Brown nel finale, che alla fine è stato un po', quelle tre triple finali hanno un po' spaccato la partita, perché alla fine eravate punto a punto. Sì, Brown ha messo tre bombe in fila che ci hanno proprio spaccato le gambe. Loro sono stati bravi a girare la palla, dal pick and roll sono stati bravi a far tirare sempre l'uomo libero, e sì, insomma, bravi loro in questo. Purtroppo è nata così. Comunque qualcosa porti di buono a casa da questa sconfitta e da questa serie un po' negativa? Beh, abbiamo comunque giocato, adesso al di là di oggi, abbiamo giocato a Sassari, a Milano e con Reggio, che sono le prime tre in classifica. E sì, a parte Milano, le altre due abbiamo fatto una figura onestissima, direi. Abbiamo anzi fatto due ottime partite. E oggi purtroppo credo che se avessimo ripetuto le partite di Sassari e di Reggio oggi avremmo vinto. Purtroppo non siamo riusciti. Sicuramente in questo c'è anche tanto merito di Pistoia comunque. Ti faccio l'ultima domanda: con Capodorlando quale step dovete fare per riuscire a finalmente portare a casa due punti che servono per la classifica? Ma sicuramente dobbiamo essere più concentrati sui dettagli. E poi ripeto, noi stiamo lavorando molto bene in allenamento durante la settimana, dobbiamo continuare così e sono sicurissimo che torneremo alla vittoria. Grazie mille.